Napoli con le sue bellezze si presenta agli occhi curiosi di cittadini e turisti raccontata da ciceroni illustri. È la seconda edizione dell'iniziativa Innamorati Innamorati di Napoli che ha previsto per oggi, domenica 12 febbraio, un fitto programma di eventi alla scoperta della città con scrittori, attori, giornalisti e musicisti in veste di accompagnatori. Su idea dello scrittore Maurizio De Giovanni con l'attrice Cristiana Dell'Anna a far da madrina, le visite sono iniziate da Palazzo San Giacomo, sede del municipio, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e dell'assessore alla cultura e turismo Nino Daniele e proseguite dal Maschio Angioino a Trentaremi, dal centro antico agli studi Rai di Fuorigrotta, da Castel dell'Ovo al Vesuvio. È Napoli con tutte le sue sfaccettature, i suoi vicoli, il mare, il centro storico, ma anche quei luoghi più periferici dove c'è tanta centralità umana. E oggi tanti artisti innamorati di Napoli dicono insieme a noi: innamorati di Napoli. Napoli ha bisogno di amore, ha bisogno di passione, di impegno civico e di un recupero sempre maggiore della città. C'è tanto amore in questa città, bisogna coccolarla, capirla, saperla capire, magari qualche volta prendere le distanze. Io me ne sono andata quando ero ragazzina e sono tornata, però devo dire che forse andar via mi ha aiutata a vederla con un po' più di obiettività. L'amo ancora di più adesso. L'iniziativa, che ha ottenuto grande apprezzamento con il tutto esaurito per numerosi itinerari in programma, si è svolta con il sostegno dell'Associazione Guide Turistiche Campania, che ha affiancato i ciceroni nelle visite guidate. Una grande città come Napoli, una capitale del Mediterraneo, con una storia così ricca, deve essere conosciuta ovunque, per innamorarsi anche delle cose brutte, in modo che c'è un maggiore impegno per cambiarle e renderle più belle. Questa è la grande prova di amore, di chi rimane a Napoli per cambiarla, per valorizzarla, per farla vivere sempre di più, anche per raccontarla, per non far prevalere quella narrazione unilaterale sulla città. Insomma, credo che in questi anni si è fatto un lavoro enorme, la cultura è l'arma decisiva del riscatto.